affinché io entri da quella porta e diventi una cosa sola con te. Aprimi il tuo cuore affinché io entri da quella porta e diventi una cosa sola con te. Aprimi il tuo cuore affinché io entri da quella porta e diventi una cosa sola con te. È una santa che è ancora piuttosto sconosciuta, tanto è vero che oggi molte volte si parla di Santa Veronica. Chi è questa santa? Ho potuto leggere il diario e sono rimasto meravigliato, ma nel senso positivo, della personalità di questa donna. Santa, ma anche pienamente umana. Santa Veronica è fondamentale per noi cappuccine perché è l'unica santa del nostro ordine canonizzata. E quindi è un esempio, un modello a cui ci rifacciamo. Quello che mi ha attratto di più nella vita di Santa Veronica Giuliani è ciò che il Signore Gesù le ha detto. Ho aspettato la tua nascita da tutta eternità. Ero molto, molto critica di fronte a tutto quello che riguardava la religione. Però, quando poi ho scoperto questa Veronica, da un punto di vista dell'autenticità della sua scrittura, ho dovuto dire che lei ha vissuto veramente un'esperienza fuori del comune. Ci sono delle narrazioni che se non fossero da scritti di mano della santa sarebbero difficili a credere anche a chi ha molta fede. Immaginiamoci a chi non ne ha. Santa Veronica Giuliani nasce il 27 dicembre 1660 a Mercatello sul Metauro, nelle Marche, nel cuore dell'Italia. Viene battezzata subito il giorno seguente nella pieve di collegiata dei Santi Pietro e Paolo, con il nome di Orsola. Di famiglia benestante, era ultima di sette figlie
delle quali due morirono in tenera età. Il padre, Francesco Giuliani, era una delle persone più ragguardevoli del posto. La madre, Benedetta Mancini, era una donna autenticamente pia, che insegnò alle sue figlie la vera e profonda devozione. Fin dai primi mesi di vita, la piccola Orsola si rivelò subito una bambina con doti particolari. Ancora in fasce, in certi giorni rifiutava il latte materno e le sorelle notavano che erano proprio i giorni consacrati tradizionalmente alla penitenza e al digiuno. A soli 5 mesi, il giorno della Santissima Trinità, scivolò dalle braccia di sua madre e miracolosamente camminò speditamente a mani tese verso un quadro della Santissima Trinità. A poco più di un anno, di fronte a un mercante di olio disonesto, tra lo stupore di tutti comincia a parlare e lo sgrida: «Fate giustizia, Dio ci vede!» Con il suo carattere vivace, Orsola riempiva di gioia e di vita tutta la casa. Il suo passatempo preferito era raccogliere fiori per costruire altarini alle immagini sacre. Nella sua infanzia, gli incontri con il bambino Gesù e con la Madonna ricorrono numerosi, testimoniati dal diario che da adulta dovrà scrivere per obbedienza. Era tutta tesa verso Dio. Cercava spesso le immagini sacre che erano in casa, con cui parlava e giocava e che le apparivano come vere e reali, così come sentiva spesso quelle che lei chiama voci interne. Qui nella stanza di Santa Veronica, il luogo dove lei è nata, si conserva per esempio il quadro che c'era allora e sta sopra l'altare raffigurando la Madonna con il bambino Gesù. E lei era tanto devota che tante volte chiedeva alla Madonna che gli concedesse il figlio tra le braccia. Questo quadro si animava e la santa da piccola parlava con la Madonna, parlava col bambino Gesù. Il bambino Gesù diverse volte è sceso dal quadro, ha giocato con Santa Veronica, ha mangiato con Santa Veronica. La madre vegliava sulla crescita delle sue figlie e infondeva in loro un grande amore per Dio e un grande rifiuto a tutto ciò che potesse offenderlo, insegnando a fuggire ciò che è mondano. Recitava con loro ogni giorno il Santo Rosario e le radunava per la lettura quotidiana delle vite dei santi. Dall'amore verso Dio nasce spontaneo l'amore per il prossimo e la carità verso i poveri, specialmente nei confronti dei più piccoli. Una volta, per esempio, c'era un dolce che è stato fatto per una festa familiare. Lei pensava che i bambini avevano più diritto. Ero la più piccola, ma volevo che tutti facessero a mio modo. Tutti mi chiamavano fuoco. E astutamente ha fatto di questo dolce a pezzi. E quando la famiglia ha visto che il dolce era rovinato, allora era da dare ai poveri. Ma un altro lato molto importante e più spirituale troviamo nella sua fanciullezza. È quel amore a soffrire con Gesù sofferente. Qui c'è una porta
d'ingresso, quando una volta salì un cane nelle scale, sembrava feroce, e voleva entrare dentro, e le sorelle di Veronica corsero a chiudere la porta, lei mise subito la mano nel battente, in modo che schiacciassero bene la mano. Perché aveva sentito dalla vita di Santa Rosa da Lima che faceva simili penitenze per offrire al Signore per il bene delle anime. E subito la mamma ha fatto venire un dottore, un chirurgo, e mentre la lavoravano lei guardava la mamma e diceva: ma perché fate questo? Ma non bisogna soffrire con Gesù per salvare le anime? All'età di 7 anni in circa parvemi di vedere il Signore tutto piagato e mi disse che fossi devota della sua santissima passione. Mi lasciò così impresse nel cuore le sue pene, i suoi dolori, che io ad altro non pensavo. E come potevo ritirarmi in qualche luogo, piangevo di molto e facevo qualche patimento, ma senza cognizione alcuna. Mi sentivo delle volte tanta brama del patire. Fin da piccola ha avuto esperienze dolorose, soprattutto, lei lo ricorda nel diario, a 7 anni è morta sua madre ed è stato un dolore grandissimo per lei. Io piangevo dirottissimamente. Mi ricordo che non mi potevo vestire, tanto era il mio pianto, e che la notte veniente non volli andare a letto perché non vi era mia madre. Per farmi acquietare, mi diedero una Madonna che aveva il Gesù bambino in collo. Io tutta mi rallegrai, e dove portavo la detta immagine, quel bambino mi pareva delle volte ridesse meco. Prima di morire, la mamma chiamò le 5 figlie, le chiamò tutte al capezzale e disse: vi lascio per ricordo le 5 piaghe di Gesù. A Orsola disse: a te ti do il costato di Gesù, trafitto sulla croce. E fu un gesto profetico. Dopo la morte della madre, la famiglia Giuliani si trasferì per 3 anni a Piacenza, dove il padre era divenuto sovrintendente delle finanze del Duca di Parma. E qui, nella chiesa di Sant'Anna, all'età di 10 anni, la piccola Orsola riceverà la tanto desiderata comunione. Quante volte da piccolina aveva visto il bambino Gesù nell'ostia consacrata, mentre il sacerdote la elevava. Si faceva a pena di poter trattenerla, di voler correre per giocare con questo bambino Gesù. Sentiva un profumo di paradiso che emanava dalla bocca di tutti gli adulti che avevano preso la comunione. E la santa, nella sua semplicità, pensava che tutti sentivano questo odore. Persino il capezzale di sua madre aveva pregato il curato di dare anche a lei almeno un pezzettino dell'ostia, dicendo con una profondità teologica che meravigliò tutti: Gesù è tutto intero, anche in una briciola. Sentii un calore così grande che mi avvampò tutta, in specie nel cuore sentivo come a bruciare. E non capivo, in me volevo dire qualcosa, ma non potevo. Sentivo davvero che il Signore era venuto in me. Mi sentivo consumare, ma non comprendevo cosa fosse. Sono cose testimoniate, sono cose che lei ha scritto per obbedienza, da matura, da suora, non sono racconti di bambini. Orsola cresce e con lei la sua chiamata al Signore. Quando la famiglia Giuliani ritorna a Mercatello, 3 delle sue sorelle scelgono la clausura, entrando nel convento delle Clarisse, nel monastero di Santa Chiara. Orsola vuole seguirle, ma il padre e i suoi parenti cercavano in tutti i modi di assopire la sua vocazione
immergendola in ambienti mondani e con ogni genere di svaghi. Suo padre ha lottato contro di lei per non farla monaca. La vedeva una ragazza avvenente, che era un po' la reginetta della famiglia, e dunque su di lei sperava che il casato di una certa nobiltà potesse continuare. Aveva anche dei corteggiatori di un certo livello sociale, nobile. Santa Veronica narra molto bene come quando il suo papà la prendeva a feste mondane, la faceva corteggiare, lei piano piano sentiva più debole la voce di Dio che la chiamava. Avevo brama di farmi monaca, e questo, mi ricordo, l'ho avuto sempre. E più crescevo in età, più desiderio avevo di ritirarmi. Una volta, davanti a un'immagine di Gesù, sentì nel suo cuore le parole: alla guerra, alla guerra. Col suo temperamento focoso, prese le parole alla lettera e imparò l'arte della scherma, destreggiandosi molto bene. Ma proprio mentre si allenava a maneggiare la spada, le sembrò di vedere Gesù, che le disse: «Non è questa la guerra che voglio da te». Sentivo nel mio interno che il Signore mi voleva al combattimento coi nemici d'inferno. Parevami in questo mentre che il Signore mi ponesse l'arme in mano. Quest'arme era la Santissima Croce. Che il suo babbo voleva a tutti i costi far sposare Santa Veronica. Addirittura ha usato due sue sorelle, che erano già monache qui a Mercatello sul Metauro, perché l'aiutassero a rendersi conto che invece è bello anche vivere nel mondo. Non occorre chiudersi nella clausura per vivere la propria santità. E a una di queste sorelle Veronica rispose con grande autorità: «Mi meraviglio che lei che sta in monastero dovrebbe suscitare le vocazioni, il desiderio di servire totalmente il Cristo, invece cerca di allontanarmi da questo». Andavo molto spesso in una stanza ove vi erano molti quadri, tutti molto devoti, e vi passavo molto tempo, andando ora dall'uno, ora dall'altro. Fra gli altri vi era un Salvatore molto bello. Ogni volta che lo guardavo, pareva di vederlo, come se mi avesse voluto parlare. E dicevo: «Signore mio, quanto mi volete pigliare per vostra sposa? Ora è tempo. Più non tardate, più non tardate». Parmi che il Signore, con voce intelligibile, mi dicesse: «Sta posata, non dubitare. Io voglio essere tuo sposo». Mentre così mi diceva, io non vedevo più quella figura dipinta. Essa si faceva così bella che io non riconoscevo più fosse quel quadro. Questi colloqui che aveva col Signore, questo amore grande di attrazione, l'ha sempre respirato fin da piccola.
aveva fatto in modo il padre anche di dissuadere il sacerdote affinché lei non fosse incentivata ad entrare in monastero. Però nonostante quello, proprio il sacerdote le insegna a fare orazione, entrare proprio nell'ascolto vivo del Signore. Nel suo diario racconta che ogni volta che usciva dalla preghiera si sentiva più stabile e confermata nel farsi monaca. E il suo combattimento interiore era così grande che si è ammalata alla fine. E sono i dottori stessi che hanno dovuto dire al babbo che può solo accontentarla perché questo è il rimedio per la sua malattia. E alla fine il babbo dovette cedere. Eccomi, Signore, io voglio la vostra croce, voglio tutti i tormenti che furono in voi. Voi mi chiedete, mi ami tu? Oh, se vi amo, Signore, infatti vi dico, crocifiggete, Veronica. Chiodino al vostro posto. Io sarò il vostro apostolo. Vi amo. E lei voleva proprio cercare il convento di regola più austera e più povera in assoluto. A Città di Castello, da qualche decina di anni, era sorto un convento di Clarisse Cappuccine. Che sono una riforma delle Clarisse tout court. E le Clarisse Cappuccine avevano un regime di vita molto duro, molto austero, molto penitente, perché le suore dovevano essere un'espressione proprio radicale di questa donazione totale a Dio della propria persona. Il 28 ottobre del 1677 fu la data del suo ingresso, che lei chiama trionfale, nella vita religiosa. Il vescovo volle chiamarla Veronica, che significa vera immagine. Ma immagine di chi? Immagine di Cristo, alludeva il vescovo. E sentì che davanti a lui questa giovane era per una grande missione nella Chiesa e quasi profetizzò che potrebbe essere una grande santa per la Chiesa Cattolica. E così fu. Quando entrò nel monastero, noi sappiamo che sentì come una ripulsa inizialmente. Un attacco spirituale molto grande, un rifiuto di questo tipo di vita, un sentirsi come se fosse imprigionata. Il monastero le sembrava una prigione, la cella un sepolcro. Tutto le pesava enormemente. Provai più sorte di combattimenti. Secondo l'umanità, ogni cosa mi si rendeva difficile. E tutto sentivo al vivo, ma non capivo se ciò era umanità o altro. Passai tutto con battaglie e contrasti tra l'umanità e lo spirito, cioè tra le esigenze dell'io e le attese di Dio.
Il primo nemico che ha dovuto affrontare e superare è stata la sua umanità. L'anima era tutta per Gesù, ma invece il corpo si lamentava, piangeva, soffriva. Cercava di vincersi anche in queste cose sensibili. E come la eleva, come la porta anche a realizzarsi poi. Certe fatiche a cui l'umanità sentiva questa ripugnanza così, quando le facevo per amore del Signore, mi davano nuova energia, nuova vita. Immagina che lo spirito, l'anima, in lei e il corpo fossero due persone che colloquiano insieme. Infatti alle volte l'anima dice, forza corpo, vieni con me in giardino, andiamo a fare una bella danza, come dicevo, nell'orto del monastero, ma era una danza che portava anche la croce, la sofferenza, e il corpo non ne poteva più, dice, no, lasciami dormire un po', lasciami dormire, dice lei, e lo racconta con molta facezia. Come dice San Paolo, questa lotta tra carne e spirito, tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, si è presa in mira di domare questo corpo con tutte le sue attrattive contrarie allo spirito, alla volontà di Dio. Tutto quello che lei faceva era tutto per amor di Dio, tant'è che una volta lei portava l'acqua nell'infermeria ai piani superiori, la legna per scaldare, e lei mentre faceva queste fatiche per gli altri, per servire le sorelle, un giorno si sente il Signore a fianco e dice, cosa stai facendo? Sto portando la legna. Dice, per chi lo fai? Per te, Signore. E lui dice, allora vengo con te. Anche nella preghiera era provata. Abituata a cercare Dio con spontaneità, si vede ora in un ritmo comunitario monotono, prestabilito nei minimi particolari, dove la spontaneità è tacciata di singolarità. Solo più tardi scoprirà il senso della regolarità e dell'osservanza uniforme, che coltiverà preziosamente in sé e nelle altre. L'altro nemico da affrontare, da vincere, sappiamo che è il diavolo, che lei chiamava il tignoso d'inferno, che purtroppo la attaccava sotto tutti gli aspetti. È apparso sotto la forma dei responsabili per creare in lei diffidenza verso il confessore, verso la madre abbadessa. Bussava alla porta, tun tun tun. Veronica, posso entrare? Fa la voce dell'abbadessa. Ed era vestito da badessa. Si siede. Sor Veronica, le devo dire una cosa molto importante, gravissima. Ho sentito dire da certe voci che lei ha una confidenza eccessiva con il suo confessore. La prego, eviti queste chiacchiere. Tronchi con il suo direttore spirituale. Farò io da padre spirituale, l'aiuterò io. E allora il mattino va dalla madre. Non ho mai pensato una cosa del genere, dice la madre. Allora lei si rende conto che era stato un nemico. Dunque il nemico ha colpito nei punti più importanti spiritualmente, perché la santa si è prodigata proprio nell'obbedienza, nell'umiltà, nell'annientamento della sua propria volontà. Quali le sue armi di battaglia? Sono quelle classiche della vita cristiana. Ecco, da qui si vede la sua, tra virgolette, normalità, pur con la sua altezza mistica. La preghiera, i sacramenti, la confessione e l'Eucaristia, la benedizione con l'acqua santa e le mortificazioni offerte proprio per essere rafforzata nella fede e nella fiducia in Dio. Uno dei cardini della sua spiritualità sacramentale è stato proprio il sacramento della confessione. Appena giunta ai piedi del confessore, sento la sua voce, come la voce di Dio, entrare nell'anima mia e faccio la confessione con tale dolore che mi sembra di dover morire in quel momento. Passano gli anni. E il suo spirito si irrobustiva in modo accelerato, attraverso le mortificazioni volontarie, ma anche attraverso quelle che le faceva patire il demonio, che ormai passa all'attacco diretto.
Le ammorbava la cella di fumi e fetori infernali. Le metteva insetti e ogni genere di schifezze nel cibo e nell'acqua. Provava a soffocarla e la attaccava anche in modo violento. La morte e la vita sono in mano al potere di Dio. Non temo niente. Più di una volta le ha spaccato il femore o il braccio, con la sola obbedienza di guarire datale dal confessore o ricevendo la Santa Eucaristia, le ferite si rimarginavano e le ossa si attaccavano immediatamente. Suor Veronica sopportava tutto con grande carità e umiltà, fino al punto di destare grande esempio e di essere eletta maestra delle novizie all'età di solamente 27 anni. Spesse volte di notte, lo racconta lei nel diario, quando meditava la passione di Gesù, faceva nell'orto di Città di Castello la Via Crucis, e lei dice erano le ore più tranquille perché le consorelle dormivano, nessuno le poteva disturbare. E lì c'era una cappella nell'orto delle monache di San Francesco. Allora lì lei prendeva una panca pesante di legno, se la metteva sulle spalle e correva nel cortile, gridando Gesù ti amo, Gesù ti amo, Gesù ti amo e voglio patire sempre di più con te, sempre di più con te. Aveva un allenamento al dono di sé talmente grande che superava ogni cosa. Veglie, digiuni, penitenze, fortissimi slanci di mortificazione fisica. Questa santa si inventava tutti i modi per penare, per salvare le anime. Oltre ai modi consueti di penitenza, come la disciplina o indossare il cilicio, spesso di notte si faceva legare ad una croce per combattere il sonno. Per espiare i peccati di bestemmia e di mancanza di carità con la parola, si metteva sopra la lingua una pietra pesante per tutto il tempo della recita del miserere. Si imprimeva sul petto piccole croci arroventate o matrici di metallo con incisi i sacri nomi di Gesù e di Maria. Si imprigionava in armadi in posizioni scomode per riparare la falsa libertà che molti seguivano nel mondo offendendo Dio. E quella era la veste prediletta che lei chiamava la veste ricamata. Perché ricamata? Perché lei aveva messo delle spine interne al vestito e la vestiva soltanto il venerdì, nei giorni di sofferenza del Signore. Il Signore Gesù è venuto a soffrire per salvare le anime e lei ha voluto, dietro il suo esempio, essere associata a Lui nella salvezza delle anime, sopportando ogni specie di dolore che nessuna mente umana può concepire. Avrebbe fatto chissà che cosa per sollevare le creature umane. Ha sentito questo trasporto profondissimo di poter inserirsi nell'amore verso Dio, ma per aprirsi all'amore verso i fratelli. E scrive: avrei voluto convertire tutto il mondo e che tutti avessero amato e conosciuto il sommo bene. Andavo invitando i peccatori a penitenza, gli infedeli al lume della fede. Più cresceva l'amore per Gesù, più cresceva il desiderio di patire, ma non per fanatismo, e come dicevo non per masochismo, ma perché questo è il crocifisso. Questa è l'essenza del cristianesimo. Veronica vi è dentro in pienezza. Vediamo molti studiosi e teologi che dicono
Perché soffrire? Perché i religiosi e religiose portano il cilicio e adoperano il flagello? Sono matti, hanno qualche malattia psichica. Quelli che parlano in questo modo sono loro che non hanno ancora capito il mistero del dolore che Gesù Cristo ha patito per primo. Perché Gesù crocifisso è la massima espressione della sofferenza umana. Gesù ha assommato in sé tutto il dolore di tutti gli uomini di tutti i tempi. Ecco cos'è il crocifisso. Quindi non c'è nessuno che possa dire la mia sofferenza è più grande della sua. Dall'altra parte però non c'è un amore più grande di quello di Gesù. Perché Gesù non era costretto a subire questi patimenti e soprattutto non era costretto a morire. La morte è conseguenza del peccato dell'uomo e Gesù era senza peccato. In tutto uguale a noi, certo il peccato. Per cui ha subito tutta la sofferenza fino alla morte in croce solo unicamente per amore. Infatti lo dice lui. Nessuno mi toglie la vita. Io la dono liberamente, spontaneamente, per amore del Padre e per amore degli uomini affinché si salvino. Perché proprio per amore Gesù ha trasformato il dolore in grazia, in misericordia, in salvezza, in giustizia, in vita eterna, in gioia. Questo è il mistero del crocifisso. Il mondo aveva bisogno di essere riformato e la Chiesa aveva bisogno di essere salvata e redenta proprio attraverso questa espiazione in Cristo Gesù, una espiazione piena di amore e piena di dolore. L'uomo, creato dall'amore e per amore, ha offeso l'amore. Con l'orgoglio dello spirito, con la ribellione della carne, io ho chiuso per mezzo del supremo dolore la ferita fatta all'amore creatore. Chi vorrà, come me, perfezionare in sé ciò che manca alla mia passione redentrice? Chi vorrà lenire le ferite fatte a me, amore redentore? Mi ami tu? Sarò io, la vostra Veronica, la riparatrice e la consolatrice. Io do il mio sangue per risparmiare il vostro. Con voi e dietro a voi voglio soddisfare l'amore creatore. Di più, voglio che tutte le spade che trapassarono il cuore di Maria corredentrice trapassino il mio cuore. Dal momento che vedeva Dio offeso in tanti modi, bramava dare la vita e il sangue per la salvezza di tutti gli uomini, i cattolici anzitutto, poi gli eretici, i saraceni, i pagani. Ti ho eletta per mezzana, per mediatrice fra me e i peccatori. Qui sia tutto il tuo impegno, salvare le anime, stando sempre pronta a dare la vita al sangue per la mia gloria e la salute delle anime. E allora ecco la mezzana che si offre a Dio per riparare, espiare, convertire i peccatori. Alzava di notte, metteva la croce sulla spalla, faceva la Via Cruce sulle ginocchi, sulla neve. Il Signore Gesù gli ha chiesto, per esempio, di fare 5 anni a pane e acqua. E quando l'obbedienza non glielo permetteva all'inizio,
perché era già troppo singolare, il Signore Gesù intervenne, fece sì che il suo stomaco rifiutava tutto e i medici alla fine hanno dovuto dire che non c'è nessun motivo naturale. Era una cosa che loro non potevano spiegare. Appena fu data l'obbedienza, la santa ritornò a poter mangiare e bere. Gli è stato chiesto di andare scalza. Anche lì l'obbedienza era cauta a voler dire di sì e gli si gonfiarono i piedi in modo inspiegabile e alla fine i medici che l'hanno torturata per provare a togliere questo gonfiore dovettero un'altra volta dire che non è di causa naturale ma soprannaturale. Una volta avuto l'obbedienza i piedi sono tornati normali. E qui vediamo anche i molti, innumerevoli fenomeni mistici che la santa ha vissuto ripetutamente. 500 volte ha rinnovato per lei il dolore del cuore perforato dalla lancia. 33 volte le ha fatto subire appieno i supplizi della sua passione. 20 volte le è apparso tutto ferito e insanguinato. 200 volte l'ha abbracciata. 9 volte le ha accostato la bocca alla ferita del suo sacratissimo cuore. 5 volte le ha dato da bere il liquore che sgorgava dal suo sacro costato. 15 volte le ha lavato il cuore con il suo sacratissimo sangue. 12 volte le ha tolto il suo cuore dal petto per purificarlo dalle piccole macchie. 60 volte le ha rinnovato la celebrazione delle nozze divine. E questo elenco si riferisce ai soli 26 anni prima della morte. Per rendere l'idea dell'eccezionalità di ciò che ha vissuto Santa Veronica, basti ricordare che alcuni di questi fenomeni, altri grandi santi della Chiesa, li hanno avuti solo un paio di volte o tre nella loro vita. Come ha detto Papa Leone XIII, Santa Veronica Giuliani è stata arricchita talmente di grazie straordinarie che solo la Madonna ne fu più ornata. Tutto questo è arrivato in un certo momento a un apice, la stigmatizzazione. Trovata con un angelo che da dietro la sorreggeva e con il crocifisso con ai piedi Maria Santissima che supplicava il suo figlio di regalare a questa figlia Veronica le sue sante stimmate. E così uscirono raggi di luce del mani, piedi e costato del nostro Signore Gesù Cristo sulla croce e andarono come quattro chiodi a trafiggere le mani e i piedi e come una lancia grossa che gli ha trafitto il costato e il cuore. E la santa si è trovata proprio segnata da questi grandi doni che lei per la sua umiltà chiedeva che scomparissero come segni esteriori ma che rimanessero i dolori per salvare le anime. La stigmatizzazione segna una nuova tappa nella vita della santa, l'inizio di un cammino di interiorizzazione spirituale più profondo. È veramente la santa del cuore. Nel cuore Santa Veronica ha percepito tutti i dolori
proprio mentali, cioè ciò che Cristo ha sofferto spiritualmente più che fisicamente è stato quello che ha salvato il mondo. E la santa ha sperimentato anche questi dolori proprio di sofferenza intima interiore. Le sue penitenze d'ora in poi consisteranno soprattutto nella negazione della propria volontà e nell'accettazione passiva di tutte le mortificazioni e umiliazioni che dovrà affrontare. Gesù stesso la preparò a questo, dicendole: «Preparati a grande patire». Questi segni esterni della passione suscitarono una violenta reazione da parte di alcune suore, tra cui la badessa, che le considerò opera del demonio, tacciando la santa di orgoglio spirituale. Le accuse arrivarono al vescovo e perfino alla Santa Sede. Santa Veronica dovrà soffrire anche per questo motivo e sarà richiamata dal Santo Ufficio proprio per verificare la verità delle sue esperienze mistiche. Fu subito deposta dalla carica di maestra delle novizie. Venne privata della voce attiva e passiva e rinchiusa nell'infermeria per 50 giorni in totale incomunicabilità. Quello che ha subito in questo periodo veramente fa piangere. Ma Santa Veronica si rimetteva in una obbedienza che è stata così perfetta da disarmare tutti. Questa sua obbedienza era il frutto primario della sua grande umiltà. Non ho mai saputo fare orazione. Non ho mai saputo amare. Non ho saputo mai servire. Mi trovo spoglia di tutte le virtù. Non c'è in me ombra di virtù. Mai ho praticato la vera carità. Il vero patire non l'ho praticato. Voglio mutare vita. I vari confessori che si erano alternati nella direzione spirituale della santa le avevano già chiesto di trascrivere le sue esperienze mistiche. Ma da questo punto in poi fu direttamente il vescovo, Monsignore Eustachi, a confermarle l'obbedienza di scrivere quotidianamente tutto quello che viveva. La vastità di questo diario unico nella storia agiografica del cristianesimo ha naturalmente impedito una conoscenza approfondita della santa. Non solo impauriva per la lunghezza del dettato, ma anche per i contenuti, tutti contenuti straordinari di una vita di penitenza, di una vita di esperienza di Dio traboccante, travolgente, giorno e notte. Una santa che sembrava che non dormisse mai. Questa santa, scritta durante 35 anni, e ha prodotto più di 22.000 pagine di diario. Faceva molti errori, non staccava le parole, non sapeva bene l'italiano, cerca di dire qualcosa che non si capisce, e ad un tratto abbiamo una verità di profondità filosofica, o una verità per la quale un filosofo avrebbe parlato durante un'ora. Invece lei spontaneamente riesce a dire delle frasi altamente filosofiche senza nessun ragionamento. Perché lei scriveva quello che aveva fatto e quello che aveva sperimentato, ma non elaborava una dottrina nel senso di tutto uno sviluppo dottrinale teologico, ma scriveva tale e quale, come se fotografasse la sua esperienza. Quando si scrive un'autobiografia o quando si scrive un diario, lo si scrive perché si sente il bisogno di esprimersi. Invece lei non lo faceva unicamente per ubbidire a quello che il prelato e i padri spirituali chiedevano da lei. Santa Veronica non ha mai cercato di scrivere. Santa Veronica ha fatto l'obbedienza di scrivere. Era tanto umile che questo per lei pesava. Questo scrivere che faccio mi serve di gran rossore e confusione. Scrivo più con lacrime che con inchiostro.
Vorrei manifestare me stessa come sto avanti a Dio, a ciò che tutti conoscessero la grande necessità che tengo di orazioni. Mentre che scrivo, sento pena di morte per la ripugnanza che vi sento. Sia tutto a gloria di Dio. Di solito il demonio attacca soprattutto nei momenti in cui prega un santo o una santa. Quanto il demonio la disturbava quando si metteva a scrivere il diario. E mi soffermo a questo per far capire la preziosità di questo diario, che è stato chiamato un tesoro nascosto. Sor Veronica! Ho veduto un non so che come un moro e mi diceva: se ti cavo gli occhi non scriverai più. C'ha di quelle pagine che sono di una straordinaria bellezza, perché realmente esprimono un'esperienza divina con un linguaggio che realmente si vede che è ispirato. Scriveva anche mentre era in estasi. Veniva spesso portata a sperimentare le verità eterne e negli ultimi 12 anni della sua vita questo accadeva ogni giorno dopo la comunione. La realtà del cielo e di Dio stesso non è più così astratta, ma diventa familiare. Ho sperimentato l'amore. La mia anima è immersa nell'immensità di questo mare. Ero assorta in Dio. Iddio era mia memoria, Iddio era mio intelletto, Iddio era mia volontà. Tutto Iddio nell'anima e tutta l'anima in Dio. Non sapevo se ero in cielo o in terra. Avevo cognizione di me stessa. Parevami di essere il più vile vermiciattolo della terra. Vedevo che sono nulla. A questo mi si aggiungeva la vista di tante ingratitudini. A
un Dio tanto benefico, tanto grande, tanto misericordioso, essere tanto offeso da una ingrata creatura. Oh amore, oh amore, oh amore, tanto poco conosciuto dalle creature e da me in particolare. L'anima resta così assorta in Dio che, tornata ai propri sentimenti, resta una nausea di tutte le cose terrene. Oh, che pena! Lei il vedersi carcerata in questo corpo mortale. Non ha visto solo il paradiso. Per ben 7 volte è stata trasportata anche nell'inferno. E così confermo l'insegnamento dottrinale della Chiesa Cattolica che asserisce l'esistenza dell'inferno. E lei l'ha visitato come Santa Teresa d'Avila, San Giovanni Bosco, Santa Francesca Romana, i 3 bambini di Fatima. E vide anche molti responsabili ecclesiastici, con Giuda a capo, hanno tradito Cristo per mezzo del loro insegnamento errato, causando a molte anime la dannazione eterna. In un batter d'occhio mi ritrovai in una regione bassa, nera, fetida, piena di muggiti di tori, di urli di leoni, di fischi, di serpenti, di tuoni fragorosi. Vedevo dei lampi sinistri serpeggiare tra fumo denso. Una grande montagna si alzava a picco davanti a me, tutta coperta da graspitagna. Basilischi legati assieme, si agitavano, si contorcevano, ma non potevano liberarsi. La montagna viva era un clamore di maledizioni orribili. Vidi una moltitudine di anime e di demoni intrecciati con catene di fuoco. I demoni, quasi tori furiosi, schizzavano fuoco dagli occhi, dal naso, dalla bocca. I loro denti, simili a pugnali d'acciaio, mordevano le anime tra un clamore spaventoso di urli disperati. Nel fondo dell'abisso vidi un trono mostruoso, fatto di demoni terrificanti, capi dell'abisso. Satana ci sedeva sopra nel suo indescrivibile orrore. Satana vedeva tutti i dannati e questi vedevano Satana. Chiesi ai miei angeli quanto tempo dureranno questi supplizi. Mi rispose: per sempre, per tutta l'eternità. E le anime cadevano come pioggia. Il 15 agosto 1701 sperimentò una delle più grandi grazie ricevute dal Signore. Ha vissuto il suo giudizio personale. Mi parso di vedere Nostro Signore assiso sopra un alto trono, con aspetto grave, con una grande croce in mano. Mi ha fatto vedere i miei mancamenti. Non posso spiegare la bruttezza della colpa e come sta tutto davanti agli occhi di Dio. Non giova il pentimento quando si sta in tempo di eternità. Santa Veronica ci aiuta oggi in qualcosa di troppo importante: riscoprire il senso del peccato, le conseguenze del peccato. Per spronarla alla liberazione delle anime, Dio, come per la salvezza dei peccatori le aveva mostrato il giudizio e l'inferno, ora le mostra la realtà del purgatorio,
in cui è l'anima a volerci andare, dopo aver visto nel proprio giudizio la bontà infinita di Dio e desiderosa di purificarsi per avvicinarsi a Lui, al cui cospetto non può esservi nulla di impuro. Il Purgatorio, la Santa lo contempla quasi ogni notte, sentendosi chiamata a scontare in se stessa le pene delle anime dei defunti. Le pene del Purgatorio sono così atroci che nessuna intelligenza umana potrà comprenderle. Si muore di sofferenza. Si rinasce per soffrire ancora. Nell'ipotesi che un'anima possa ritornare sulla terra, affronterebbe tutti i martiri pur di risparmiarsi il Purgatorio. Le anime sono come incorporate nel fuoco. Non c'è requie, non è finito un supplizio che subito ne principia un altro, più duro del primo, che sono i tormenti dei martiri. Nulla, nulla a confronto. I dolori del corpo sono un nulla a confronto di quelli dell'anima. Ogni minuto è un'eternità. Le anime venivano a bussare alla porta della sua camera ogni notte. Lei pativa al loro posto e queste anime uscivano dal purgatorio luminose e volavano verso il cielo. E il diario è stato un miracolo, realmente un miracolo, che Gesù ha permesso alla Santa che scrivesse per beneficio nostro, perché sarebbe diventato un punto di riferimento per la nostra fede oggi. Vediamo che il cielo ci ha dato Santa Veronica Giuliani per controbattere gli insegnamenti errati tramite quello che ci trasmetterà nel confermare i dogmi e la fede cristiana che la Chiesa Cattolica ha insegnato lungo i secoli. La teologia di Santa Veronica nel diario è una teologia limpida, pura, perfetta sotto tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda Dio uno e trino, sia per quanto riguarda le realtà future, la morte, il giudizio, l'inferno, il paradiso, sia per quanto riguarda i sacramenti, sia per quanto riguarda tutta la cristologia e tutta la mariologia. La mariologia che Santa Veronica Giuliani ci ha trasmesso è altissima, di primo grado. Mi metto a scrivere senza memoria di ciò che devo scrivere. Vergine Santissima, vi prego di ricordarmi quello che io devo scrivere. Prega la Madonna di aiutarla a ricordarsi. Poi comincia il diario, disse la Madonna, tu adesso scrivi. Tutto il testo che scrive è alla seconda persona. E poi si va avanti, lei non chiede neanche più alla Madonna di scrivere, ma è la Madonna che le detta quello che deve dire. Ed è il lettore che si accorge di questo. Il pronome io che diventa tu. Finché dice la Madonna aiutami a scrivere, è ancora cosciente di qualcosa. Invece dal momento in cui scrive spontaneamente col tu, non c'è più coscienza della presenza di un altro. E questo è un caso unico, un diario scritto alla seconda persona, mai visto. Scrivere il diario in seconda persona è una cosa stranissima. Ma perché scriveva in seconda persona? Perché Maria Santissima dettava quello che doveva scrivere e ricordava alla Santa, che era tutta annientata in Dio, quello che aveva sperimentato e aveva fatto. Figlia, scrivi così. Io, essendo in seno alla mia cara mamma. Abbiamo nel diario di Santa Veronica 7 anni di cose dettate dalla bocca della Madre di Dio. E la Madonna ha accompagnato le ultime battute. Di tutte queste cose tu non conoscesti niente. Eppure desti il consentimento a tutto, secondo il volere di Dio. Fa punto.
visto da fuori, penso che ogni psichiatra diretta sia schizofrenica. È un fenomeno completamente diverso. Qualcuno che è schizofrenico ha le stesse manifestazioni, visto da fuori, però è incapace di lavorare durante il giorno, o non riesce più a contare, non riesce a concentrarsi e fare lavori minuziosi. E invece la santa, lei è stata badessa, quindi ha dovuto gestire questo convento, avere i contatti con tutta la gente, occuparsi anche delle sue consorelle. In lei c'è una grande struttura o forza organizzatrice, perciò non può essere malata. Dopo un'ultima prova estremamente severa imposta dal Santo Ufficio, l'umiltà e l'obbedienza di Santa Veronica fecero trionfare la verità, scagionandola da ogni accusa e riconoscendo l'origine divina dei suoi fenomeni mistici. L'autorità ecclesiale approvò, sotto l'insistenza delle suore, oramai tutte a lei favorevoli, che fosse eletta badessa. L'ultimo periodo della vita della santa inizia il 5 aprile 1717, quando fu eletta abbadessa e sarà rieletta fino alla sua morte 10 anni dopo. Santa Veronica in questo periodo ha potuto far vedere la sua grande carità, la sua grande umanità, la sua grande saggezza. Come governava, vinceva molto più con la carità che con la severità. Come riferisce l'allora vicaria e oggi beata Florida Cevoli, in tutto il decorso del suo badessato trattò con noi e altre religiose con tanta e tale carità e umiltà che pareva nemmeno fosse superiore, ma bensì serva di tutte. Tutto quello che faceva lei invitava proprio questa unione con il Signore, no? Tant'è che a volte si rammaricava quando alle novizie magari le incontrava e diceva: cosa state facendo? E una magari rispondeva secondo il servizio che faceva. No, dovete amare il Signore, cioè la cosa principale non era il lavoro materiale, era quello che facevi all'interno con il cuore. Era immersa in questa dimensione di altezza spirituale veramente grande, enorme, che non è facile trovare nella storia del cristianesimo. E dall'altra parte questa concretezza, questa disponibilità a servire, a darsi da fare concretamente nelle piccole cose di ogni giorno, sia all'interno del monastero di Città di Castello, sia anche con le persone che bussavano al monastero per chiedere aiuto, non solo materiale, e si preoccupava anche di questo. Una santa così altamente dotata di tutti i doni mistici che era capace di intervenire nelle cose umane più diciamo a terra, nelle costruzioni, nel sistemare certe cose del monastero, nel far venire l'acqua in modo che le suore non dovessero continuamente col secchio andare giù e poi ritornare, eccetera. Cioè tutte cose concrete che lei faceva, e poi in questo era aiutata anche dal suo angelo custode, che molte volte aveva il compito di preparare il refettorio per le suore. E la santa, che era tutta immersa e portata dallo Spirito di Dio, vedeva che il lavoro che doveva svolgere in refettorio era già fatto bene, tutto l'angelo custode l'aveva fatto lui. Non era una santa che fosse fuori dal mondo, era dentro nel mondo, ma era dentro nel mondo come Cristo nel mondo. Conosceva le realtà, i bisogni del mondo, si sacrificava per le necessità della città in cui viveva. Il vescovo di Città di Castello in quei tempi diceva che questa donna è capace di governare un impero intero e non faceva più nulla, quasi, nella sua diocesi senza ricorrere al consiglio e all'aiuto di Sor Veronica. La santità di Santa Veronica non è stata verificata sui fenomeni che ha avuto, sulle stimate, ma su come lei ha vissuto le virtù teologali, fede, speranza e carità, e le virtù cardinali. E questi fenomeni che lei ha avuto gliel'hanno fatto esercitare in maniera ancora più forte. La potenza della sua preghiera continuò a operare vari miracoli all'interno del monastero. Gli oggetti devozionali si animavano durante determinate festività, come il Gesù Bambino a Natale o la Maria Bambina nella festa della sua natività.
Nelle sue mani divenivano vivi, respiravano, sorridevano e la accarezzavano. Certe volte il suo cuore le era tolto dal petto per essere purificato. Realmente tolto, non c'era più cuore. Altre volte ha due cuori nel petto, il suo e quello di Gesù. Il primo batte normalmente, il secondo gli solleva le costole. Lo sentono le sorelle da lontano. Per refrigerio, una volta gli immergono le mani nell'acqua di un pozzo incredibile. L'acqua inizia subito a bollire. Questo fuoco che bruciava nel Sacro Cuore di Gesù e che noi vediamo in tante immagini e quadri che sono stati descritti da santi, questa fiamma è vera, è la fiamma che arde nel cuore del nostro Signore per la salvezza dei peccatori. Il vescovo di Città di Castello affermava che se i concittadini avessero saputo cosa succedeva nel convento, avrebbero baciato le mura giorno e notte. La sua fama superò anche i confini della città, tanto che il duca di Toscana e l'imperatore Carlo II chiesero perfino al Santo Padre il permesso di contattarla e dovettero contentarsi di inviarle ambasciatori per implorare i suoi lumi e aiuti. L'unica eccezione la ottenne Violante di Baviera, a cui furono guariti gli occhi appena entrò nel monastero e vide le stigmate. E in tutto Santa Veronica s'appoggiava sulla Madonna. Santa Veronica sostiene Maria Santissima come mediatrice di tutte le grazie e come corredentrice con Cristo. Cioè non si può capire Santa Veronica senza Maria, e realmente Santa Veronica potrebbe proprio stabilire concretamente che uno non può essere veramente cristiano se non è mariano. Appena eletta badessa, Santa Veronica corse subito a inginocchiarsi davanti alla statua della Madonna venerata nel monastero, a consegnarle le chiavi e il sigillo del convento, supplicandola che facesse lei da badessa. Sono io la superiore, non ti mancherà niente. Abbi fede, tutto procederà per il meglio. Le disse Veronica: la volontà di Dio ha voluto che Santa Veronica Giuliani fosse sottomessa all'insegnamento di Maria Santissima, che Papa Santo Giovanni Paolo II definisce come il seminario di Maria. Chi vuole arrivare alla santità deve entrare in questo seminario. Figlia mia, Dio ha cominciato la sua opera in te e io sono destinata da Dio per tua guida e regola. Santa Veronica è persuasa che è Maria Santissima a portare le candidate, a muovere la volontà dei benefattori, a dare docilità alle suore e soprattutto a ispirarla come deve comportarsi. In tutte le mie opere ella mi è guida e maestra. Parmi di sentirla sempre appresso di me, che mi insegni il modo di operare per fare in tutto la volontà di Dio. E Maria l'ha aiutata a vivere questa maternità, questa sapienza, questa umanità con le sue consorelle. Basta dire che tante volte la Madonna prendeva il posto di Santa Veronica e le suore hanno testimoniato
che la voce che parlava loro non era quella di Santa Veronica. Era così soave da incantarli. Tutte le novizie che stettero sotto il suo governo le conservarono una confidenza filiale e camminarono eroicamente nella via che Veronica aveva loro insegnato, basata principalmente sull'amore alla Santa Chiesa Cattolica e al suo insegnamento dottrinale. Infatti, insegnava loro il catechismo prima ancora della propria spiritualità francescana. E vediamo come Santa Veronica si è consacrata e ha consacrato il monastero e tutte le suore alla Vergine Maria, proteggendole dal peccato e dagli inganni del diavolo. Il demonio fa quanto può per levarmi da Maria. Se il nemico infernale mi tentava, ricorrevo a lei che mi difendeva. Mi nascondevo sotto il suo manto. Se non ci fosse Maria, guai a me. Ogni bene ricevo da lei. Tutto imparo da lei, perché le sue virtù erano i punti di meditazione ai quali pensavo di giorno e di notte. Ecco la grande forza di Santa Veronica, Maria Santissima. In tutta la sua vita, già da bambina, è stata affidata alla Madonna. Il Signore mi prese per mano e, rivolto alla Beata Vergine Maria, le disse: «Questa è mia sposa, viene ad essere vostra figlia, ve la consegno a ciò che sia fedele ed operante alle operazioni che io voglio fare in lei». La Madonna le donò un anello con sopra impresso il nome di Maria, chiamandola «Figlia mia, carissima fra tutte, cuore del mio cuore». Tanti fenomeni mistici le viveva nel suo cuore, questo cuore che tante volte si univa in modo molto incomprensibile alla mente, sia al Sacro Cuore di Gesù che al Cuore Immacolato di Maria. Il Cuore Immacolato di Maria è diventato, per così dire, il cuore di Santa Veronica, fino al punto che poi con il cuore di Gesù si sono fusi interi, erano tre cuori ed era un cuore solo. Fino a questo punto di identificazione mistica, la Santa è stata rapita proprio in questo vortice di amore, e questo attraverso Maria. Vi è stata l'unione dei tre cuori in uno solo, e l'unione di tre voleri in un volere solo, nel volere di Dio. Così trascorse gli ultimi 10 anni della sua vita, che conclusero con 33 giorni di una agonia indescrivibile che Dio permise per la salvezza di tantissime anime. Se la stigmatizzazione è stata l'apice del cammino di mortificazione corporale e la fusione dei tre cuori in uno è stata l'apice dell'unione mistica, ora, nella sua agonia finale, il Signore la porta a vivere l'apice della mortificazione interiore, purificatrice dell'anima. Come il Signore Gesù nel Getsemani, anche Santa Veronica sperimenta l'abbandono di Dio, senza memoria e conoscenza alcuna, esposta agli attacchi più feroci del nemico, alle tentazioni e paure più profonde e inimmaginabili. E non ci sono tentazioni per liberarci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, rimaneva ferma nella sua fede, nella sua fiducia e nell'offrire tutto per la salvezza delle anime. Il 9 luglio Santa Veronica
per obbedienza morì. Aveva vissuto di obbedienza, non voleva morire senza l'obbedienza e non poteva, l'anima non usciva. Le sorelle, il sacerdote confessore non riuscivano a capire questi suoi sguardi e il confessore alla fine l'ha capito e gli disse: già vi conosco che mi chiedete l'obbedienza per morire. Se così è ed è volontà di Dio, ve la concedo. L'amore si è fatto trovare. Questa è la causa del mio patire e del mio gioire. Ditelo a tutte. Ditelo a tutte. L'amore, ditelo a tutti. L'amore. L'amore di Cristo, l'amore di Dio, l'amore di Maria, l'amore del prossimo, l'amore missionario, l'amore che ha abbracciato tutto il mondo, per cui la Santa si è offerta come espiatrice per essere con Cristo strumento di salvezza delle anime. Ecco, la conclusione della sua realtà spirituale è la gioia, gioire e amare, perché il patire con l'amore è la gioia che ci porta ad anticipare già su questa terra il Regno dei Cieli. La notizia della morte della Santa si diffuse subito di bocca in bocca e tutta la città si riversò nella chiesa, creando un tale tumulto che dovettero riportare la salma all'interno del monastero. I funerali solenni furono celebrati il giorno seguente, alla presenza di tutta la nobiltà, del governatore, del clero. La gente riempiva le strade. Era una vera glorificazione. E il vescovo subito radunò il confessore, la madre, un chirurgo, un medico, un notaio e anche il sindaco. E nel cuore lei dice di avere questi segni della passione come al vivo. Aveva dipinto tutto quello che il Signore in un modo straordinario aveva impresso sul suo cuore e il vescovo teneva questo foglio. Allora estrassero il cuore e alla meraviglia di tutti trovarono che erano impressi, fenomeno unico nella storia, tutti i segni che aveva disegnato minuziosamente con una bellezza che neanche il miglior pittore poteva riprodurre meglio di quanto erano rappresentati nel cuore di Veronica. E dalla ferita del cuore si sentiva un profumo di paradiso. E così questa santa lasciò un sigillo meraviglioso, quasi unico, ma non lo lasciò che nel suo cuore, per far capire che il cuore dell'uomo è il centro della fede, il cuore. Veronica fu velocemente beatificata e poi santificata nel 1839. Viene da chiedersi perché una santa così grande è ancora così poco conosciuta oggi. Una risposta sorprendente arriva da uno dei più illustri conoscitori della santa, il cardinal Palazzini, che ha affermato: «La missione di Santa Veronica deve ancora incominciare nella Chiesa. Quello di Veronica è un grande messaggio profetico che sembra proprio riservato ai nostri tempi». Solo nel Novecento si è cominciato a sviluppare l'interesse per i suoi scritti e la materia così sublime contenuta nel suo diario ha portato la santa ad essere presentata per il titolo di dottore della Chiesa nella dottrina dell'espiazione. La dottrina dell'espiazione nasce dal più profondo del messaggio evangelico. Specialmente in San Paolo, ora mi rallegro nelle sofferenze
che patisco per voi e completo nella mia carne quel che manca alle sofferenze di Cristo a pro del corpo suo che è la Chiesa. E anche San Pietro dice: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Non ha patito per noi ed è finita. Oggi purtroppo noi scansiamo la croce. Amiamo più il Cristo risorto, ed è giusto. Però attenzione, perché il risorto porta ancora i segni della passione. E Gesù lo dice: chi vuole essere mio discepolo non può seguire altra strada che questa, prendere la sua croce e venire dietro a me. Santa Veronica Giuliani è stata la paladina del mistero del dolore e del portare la croce, perché senza dolore e senza croce non c'è risurrezione. E tutti i doni soprannaturali con i quali Dio ha decorato questa santa formano questa bellissima e autorevole cornice che rende il suo messaggio ancora più incisivo. Veronica è ammirabile, ma non imitabile. Ognuna ha una sua strada, però su questa strada, su ciascuno, è segnata la croce. L'importante allora è che la sofferenza non vinca in noi, ma che noi invece l'accogliamo e la superiamo con l'amore che viene da Cristo, il crocifisso. Sul Calvario, in pochi sono rimasti ad assistere Gesù nel momento decisivo della sua missione redentrice. La Madonna, con quelli che le si stringevano attorno, rappresentano il piccolo gregge che gli deve rimanere sempre fedele, soprattutto in tempi particolari come quelli di oggi, che San Giovanni Paolo II ha definito il periodo più critico della storia dell'umanità. Ma già nella Via Crucis troviamo altre due figure che vengono in aiuto di Cristo, capo del corpo mistico che è la Chiesa: il Cireneo e la Veronica. Padre Pio è stato uno dei doni più grandi in questi ultimi tempi, in questa crisi della fede. E Padre Pio considerava Santa Veronica come sua maestra di santità, sua santa protettrice. Molti hanno visto in Padre Pio cappuccino, come Santa Veronica, stigmatizzato, come Santa Veronica, araldo del dolore, come Santa Veronica, il Cireneo. E io personalmente vedo in Santa Veronica Giuliani, lasciata apposta per questi tempi, la Veronica che sorge non si sa da dove e come e pulisce il viso di Cristo. Questi scritti hanno da andare in tutto il mondo. La tua vita e i tuoi scritti saranno per la difesa della fede e il trionfo dell'amore, per la mia gloria e per il profitto delle anime.